Generalmente la Warner non ci fa aspettare veramente così tanto, ma evidentemente stanno realizzando qualcosa di molto ma molto importante. Ecco perché ci stanno mettendo tutto questo tempo. Sappiamo per certo che Lego Star Wars, la saga degli Skywalker, uscirà nel 2020. Non c'è una data ancora ben precisa, sappiamo più o meno alcune cose e non sappiamo a questo punto, visto che uscirà nel 2020, è probabile che dovremmo aspettare anche la fine di tutto l'anno e magari potrebbe uscire anche sulle nuove console. Questo naturalmente non è ancora dato da sapere. Però sappiamo tantissime buone notizie. In che senso? Scrivetemi sotto nei commenti voi che cosa ne pensate e soprattutto se anche voi state aspettando con ansia questo gioco, visto che di giochi Lego ultimamente non è che ne stanno tanto uscendo. Sappiamo benissimo che si stanno pavoneggiando tantissimo su questo Lego Star Wars, la saga degli Skywalker, perché dovrebbe essere il gioco Lego più grande, il gioco Lego che conterrà più contenuti, più personaggi, più veicoli. Lego Star Wars, la saga degli Skywalker, conterrà tutti i pianeti. Avremo la possibilità praticamente di poter girare nell'intera galassia di Star Wars. E personalmente questa cosa mi incuriosisce tantissimo perché non so a questo punto come gestiranno la cosa. Non credo che ci sarà la possibilità di poter passare da un gioco a un altro, perché poi a questo punto sarebbe un pochettino riduttivo, anche perché ci hanno praticamente già annunciato che potremmo essere liberi. Infatti potremmo decidere di iniziare o proprio dall'inizio, partendo dalla minaccia fantasma, oppure passare direttamente alla fine, visto che abbiamo naturalmente giocato ad esempio già i precedenti, e passare direttamente all'ascesa di Skywalker. Anche se ci hanno praticamente annunciato che non verranno riportati direttamente i vecchi giochi. I vecchi giochi avranno un look diverso, verranno sicuramente rimasterizzati, dovrebbero essere anche ridoppiati. Quindi secondo me ne varrà sicuramente la pena rigiocare completamente tutto il pacchetto. Sapete benissimo che vi ho già portato alcuni giochi di Star Wars. E quindi potrebbe essere qualcosa di molto curioso, visto che avremo la possibilità di poter spaziare nell'intero universo di Star Wars. Per cui Lego Star Wars, la saga degli Skywalker, si prospetta un gioco esageratamente abbondante. Cioè in pratica dovremmo spaziare in un mondo Star Wars ampissimo. Personalmente questa cosa mi incuriosisce tanto, ma un po' mi spaventa allo stesso tempo, perché parliamo di 9 giochi, quindi c'è tantissima roba, proprio tantissima roba. Non so come verrà gestita, però sono curioso, vi dico la verità, perché a parte il trailer non ci hanno mostrato un granché. Ed è strano, perché generalmente quando sappiamo l'uscita di un gioco, sappiamo già tante altre cose. Generalmente la Lego ci ha abituato ad informarci abbastanza bene sull'uscita dei giochi, mentre invece su Lego Star Wars, la saga di Skywalker, c'è un po' di silenzio, tutto molto tace. Secondo me stanno preparando qualcosa di molto importante, perché la critica non è stata molto gentile con Lego Movie 2 e secondo me loro hanno imparato su che cosa hanno sbagliato e sicuramente con Lego Star Wars, la saga degli Skywalker, realizzeranno un prodotto abbastanza alto. Un prodotto vecchia generazione o nuova non lo so, ma sicuramente dovrà essere un buon prodotto. Scrivetelo sotto nei commenti voi che cosa ne pensate. Naturalmente qua se avete un video, qua se un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo alla prossima. Bye.